e nessuno può permettersi di dire che il Movimento 5 Stelle è sleale o allude a questo. Mercoledì scorso avevo avvertito con una lunga telefonata la segretaria Schlein che la situazione su Bari si stava compromettendo e che se ci fossero state nuove inchieste noi non saremmo stati disponibili a far finta di nulla proseguendo con le primarie. È successo purtroppo una nuova inchiesta che peraltro ha proprio oggetto l'inquinamento del voto e il voto di scambio. A leggere bene quelle anticipazioni la cosa oggettivamente diventa sempre più seria. Far finta di nulla non è possibile. Noi eravamo, lo voglio ricordare, a Bari all'opposizione. Abbiamo accettato di fare un percorso comune, ma su determinati presupposti. Se c'è qualcuno che fa finta di nulla, vuole sminuire, non ci stiamo. La situazione è oggettivamente grave, quindi oggi noi diciamo la Forgia, essendo un candidato non da noi indicato, attenzione, un candidato autorevole, serio, segno di rinnovamento rispetto alla giunta uscente, ha tutte le caratteristiche per rimanere in gara, anzi rafforza la sua candidatura, di fronte invece all'indicazione del PD che si è limitato a designare, con tutto il rispetto per la persona leccese, il capo di gabinetto della giunta uscente. Secondo noi in questo momento bisogna, rispettando il lavoro fatto anche dalla giunta uscente, ma bisogna assolutamente dare un segno di un nuovo inizio, di un forte rinnovamento con dei presidi di legalità che noi pretenderemo lavorando con chiunque in coalizione qui a Bari. Rafforzare i presidi di legalità, protocolli, codici etici che peraltro abbiamo chiesto all'opposizione, non ci sono mai stati concessi. Abbiamo chiesto varie votazioni su protocolli di legalità e codici etici che sono state respinte dal Consiglio uscente. Adesso però, se ci siamo noi, le cose si fanno in un certo modo, se no, se nessuno ci vuole o non ci vuole il PD in particolare, ce ne faremo una ragione. Ma noi vogliamo mantenere questo spirito unitario, quindi invito il PD a non reagire in modo scomposto. In quest'ora si è più sentito con la segretaria. Oggi pomeriggio la segretaria Schlein sarà qui a Bari, avrete modo di parlarvi, di vedervi? Ci siamo sentiti anche ieri. Altra cosa che è uscita dal Nazareno, hanno fatto uscire che non ci avevamo sentiti ieri. Io prima di comunicare alla stampa le nostre determinazioni ho fatto una lunga conversazione con la segretaria Schlein, quindi vi prego che non escano più fesserie del genere. Quindi il centrodestra Renzi le chiede coerenza di ritirare l'appoggio di Vigliano. Ma guardi, io posso rispondere a Renzi che prende i soldi da uno Stato straniero, ma abbiate tutti pazienza. Cioè la politica non può diventare una burla o una barzelletta. Quindi o Michele Laforgia o il Campolargo si rompe? Ah, io ripeto, sin dall'inizio Michele Laforgia non è stato indicato. Io ho detto all'inizio, il Movimento non ha nessuna velleità di indicare il candidato. Michele Laforgia è stato candidato da una realtà civica, associativa, ha fatto un percorso nei mesi scorsi. Io ho chiesto all'inizio al PD, ditemi una ragione ostativa per cui una persona autorevole, competente, apprezzata in tutta la città non possa essere candidato. Non mi è stata detta nessuna ragione ostativa. Per noi rimane il nostro candidato e siamo più convinti che mai di rimanere su di lui e di avere lui come candidato sindaco. I dati Istat, il potere di acquisto degli italiani che scende, la capacità di risparmio. Guardate, i dati Istat anche sul fronte del potere di acquisto degli italiani sono impressionanti. Nel 2023 un ulteriore calo del già basso potere di acquisto degli italiani. Pensate che abbiamo raggiunto, per quanto riguarda la propensione al risparmio, il livello più basso, record degli ultimi 30 anni. Questo governo che cosa fa? Assolutamente nulla. Abbiamo il record storico dei poveri, 5,7 milioni, povertà assoluta. Questo governo non è capace di prendere un euro dalle banche, un euro dalle industrie belliche che si stanno arricchendo e noi stiamo assistendo al disastro economico. Grazie a tutti. Grazie.